Mi son fiol del buon Gesù. Mi frega una volta e non mi frega più. Dove c'è una fontana o questo o quell'altro, vedi che c'è scritto fon? Adesso le sillabe. Ecco. Ah, e c'è scritto fonte di vita in pratica, perché se manca l'acqua, sai che, cioè, puoi bere vino, ma se non c'è l'acqua, la vite non fa. E siccome che con tutte le fabbriche che sono state fatte dappertutto, no? Hanno fatto dei pozzi perché dovevano lavare la lana. Le centrali nucleari hanno bisogno di tanta acqua. E allora le falde acquifere si sono abbassate, no? E i pozzi che avevano quelli di una volta, quando non c'era l'acqua, cioè la potabile portata dal comune, ognuno aveva il suo pozzo Che ti dava che autonomia. ti dava l'autonomia dell'acqua. Naturalmente non c'erano le lavatrici, non c'era questo. Allora col secchio, con la corda, te la tiravi su, no? Il secchio dell'acqua, davi da bere alla mucca, te la prendevi per te, mettevi l'acqua nella catinella, no? Che io ho ancora il catino lì, ti lavavi la faccia. Non c'erano docce o questo o quell'altro di star lì sotto mezz'ora qui. E purtroppo è un problema che già è cominciato e andrà sempre peggiorando, perché per esempio sotto lì noi no? C'era un lavatoio che le donne andavano a lavare da sotto. A paradosso. Sì, è paradosso qui. Cioè, e avevano il pozzo lì, l'acqua, no? Era una sorgente, e boh, adesso non c'è più. Il pozzo è 24 metri adesso di profondità, però l'acqua che adopera, cioè, che si adoperava una volta, naturalmente non è abbastanza. Adoperare adesso, no? Perché c'è la lavatrice, porta via questa, e un po' per volta si prosciuga. Cioè, se abiti, per esempio, qui nella nostra zona, hai la fortuna che viene la neve, allora si ferma, allora l'acqua Defluisce. defluisce verso l'ingiù, ma quando arriva l'ingiù è un po' cattivo. Ecco, quindi qui paradosso Magione Dura Cruxiana, un pozzo può essere, è stato riattivato, c'è il pozzo. Se qui ci venissero 50 persone, allora no, ma l'acqua Per noi basta. per noi basta, perché tiri su 5 secchi d'acqua al giorno, uno, 5 secchi l'altro, fa 10, no? Durante la notte l'acqua filtra nel pozzo, viene se raccolta. Però è un problema E che. questo può fare la differenza tra la vita e la morte, Ah, eh sì, eh in sì. caso di invasione, in caso che i marocchini lì prendono possesso delle fonti dell'acquedotto e ci sbarrano la strada. Qualunque problema, insomma. Qualsiasi. Cioè, diciamo, a guardarlo così, diciamo, è un monumento da ritenere perché è antico, no? Fatto di buon qua e là. Ah, però è un senso di indipendenza. L'indipendenza che può fare veramente la differenza tra la vita e la morte. Urco, te dici che. Ecco, portiamoci anche i bicchieri. No, 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 lo termino qua, se no dopo. Alla salute, allora brindiamo ai pozzi e Ai pozzi, io. all'autonomia. No, ma. Chiamiamola anche autarchia. Sì, puoi dire autarchia, perché manca l'altra, te aggiusti.
con la tecnologia, con le cose, c'hanno tutto, ma non c'hanno questo. Questa è aristocrazia dura cruxiana, i miei cari. Ecco, noi siamo abituati ai pozzi, diciamo quelli artistici, come cose storiche, sì, artistiche, dove noi stessi buttiamo dentro delle monadi alle volte, sì, perché rimangano nascoste lì dentro. Ma non l'abbiamo mai pensato come riserva invece di... Beh no, per tutti i cantoni, se te vai anche in tutti i cantoni, no, dove, per esempio, sono adesso due comuni, una volta ce ne erano cinque, ma ognuno ha il suo posto. E questo è attivo? Ah, è attivo, sì. È attivo, naturalmente non puoi pretendere di tirar su... Ecco, per esempio questo qui, questa, questa qua, no? Ah, pensa agli anni che avrà questa qua, no? Ecco, diciamo che comunque funziona così, che tu lì c'hai la carbola. Sì, questa, ecco, adesso girare, mandare giù il secchio, qui c'era una manovella. Ah. Che... E quanto è profondo questo pozzo? 24 metri. Questo è 24 metri di profondità. Cioè lui avrebbe, non so, mezzo metro d'acqua. Sotto. Sempre fissa. Sì. Cioè, però sempre prendendo una decina di... No, a parte il botto, no, ma ci vuole un momentino prima che arrivi sotto. Eh sì. Questa è aristocrazia dura cruxiana, i miei cari. Purtroppo il giorno d'oggi il bisogno di acqua è molto maggiore di quello di una volta. Tu prevedi problemi per il futuro per l'acqua? Per l'acqua sì. Ah, per l'acqua, cioè, come dicono, il mondo non morirà di fame, non morirà di sete. Quindi chi avrà l'acqua si salverà. Sì, l'acqua è una cosa, ma è già da un po', non è che si comincia a parlare di quello. Quindi con tutti i problemi di immigrazione che ci stanno. Che ci stanno, tutta la gente che fa, o per questo o per quell'altro, no? Cioè, ognuno... Gloria a Duracrux Cenaculi.